Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Ragazzi, è finita la gara del Gran Premio dell'Ungheria e ancora un'altra volta Lewis Hamilton vince. Già non è più sorpresa che Lewis Hamilton vinca, ma almeno questa volta abbiamo avuto una piccola battaglia con Max Verstappen. Una gara che possiamo dire veramente è stata molto interessante, bella da vedere. Purtroppo rimane questa cosa del dominio Mercedes che è stravolgente, ragazzi. È un dominio non lo so. Io non credo che nemmeno la F2004, F2002, FV14B, non credo che nessun'altra macchina abbia dominato tanto come questa. Veramente Hamilton è molto forte, ma questa macchina si vedeva oggi palesemente che contro la Red Bull era più forte. Alla fine ce l'ha fatta. Facciamo un riassunto di quello che è stato la gara. Allora, la gara comincia, c'è la partenza, belle mosse più o meno, tutto normale, tranne Valtteri Bottas che ne ha perso un pochino e viene sorpassato sia da Lewis Hamilton sia da Charles Leclerc, con cui ha un contatto. E per questo, dopo un paio di giri, ne deve cambiare l'alettone. Dopodiché, la gara rimane praticamente centrata in questa battaglia tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Una battaglia che continuerà fino alla fine della gara e che è stata svolta in maniera interessante. Potrei parlarvi della Ferrari, della strategia, ma veramente la Ferrari è stata una battaglia tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel, ma una battaglia, ragazzi, per più o meno delle briciole. Veramente non c'era molto da fare. Vi posso dire che questa gara è stato molto interessante, è stato molto affascinante vedere come Max Verstappen riusciva a reggere contro Lewis Hamilton. Lewis Hamilton è una Mercedes che erano molto forti in questo tracciato, ma si vedeva che facevano molta fatica con i freni. Non ho mai visto tanto carbonio uscire, tanto carbonio dell'impianto frenante. Avrà arrivato a malapena quell'impianto frenante a riuscire a coprire tutta la gara, ma infatti ce l'ha fatta. Grandissimi, la Mercedes un'altra volta hanno fatto una gara da panico. Tutta questa battaglia con Max Verstappen, la Mercedes riesce a vincere questa gara facendo due pit stop invece di uno, cosa che fa Max Verstappen. Entrambi si fermano nel primo pit stop più o meno agli stessi giri. Infatti Lewis, per essere più preciso, ne fa 6 giri in più. Comunque avrebbero finito entrambi nell'elone con i pneumatici perché non ne avevano più di tanto. Si dovevano coprire soltanto della Ferrari, per quello ci hanno messo un pochino di più per fermarsi, perché il gap per fare un pit stop ci vuole 20 secondi. La Ferrari di Leclerc era a 18, un pochino in meno. Quindi alla fine hanno dovuto ritardare un po' il pit stop. Ma magari avrebbero dovuto ritardarlo ancora di più, perché mi sembra che entrambi avrebbero finito questa gara con i pneumatici distrutti. E qui è dove arriva l'intelligenza della Mercedes, la furbizia della Mercedes, che vedendo come Hamilton ne faceva fatica nella lotta corpo a corpo con Verstappen, decide di fargli fare un altro pit stop. Ed era stata una scelta veramente rischiosa, ma in questo caso azzeccata, perché Lewis Hamilton con il pneumatico medio, che aveva quasi 15 giri in meno, no, più, quasi 20 giri in meno di quello di Verstappen, comincia a macerare giri dopo giri dopo giro dopo giro veloce. Alla fine riesce a sorpassare un Max Verstappen che non ha potuto far niente, la differenza era enorme. Ma tra l'altro abbiamo visto come Max Verstappen non avrebbe potuto nemmeno finire la gara perché questi pneumatici erano distrutti. Quindi ha fatto il cambio di pneumatici e ha segnato il giro veloce della gara con un 1.17. Con questo giro veloce si toglie di mezzo quello di Michael Schumacher dell'anno 2004. Ci sono voluti tantissimi anni per togliere questo record di Schumacher di mezzo.
Cos'altro c'è da aggiungere? Va bene, dopo le altre posizioni, ragazzi, c'è stata abbastanza lotta. Ora spiegheremo un po' tutto, ma questa è stata la lotta principale, il succo di questa gara, che insomma alla fine ha visto un'altra volta vincere Lewis Hamilton, questa volta aiutato tantissimo dal muretto con questa strategia. E strategia, tra l'altro, che non è nuova, questa è una strategia che si è ripetuta nel tempo. Infatti, ora che mi stavo ricordando, non mi ricordo se è stata l'edizione 2017-2016, ma questo ne aveva accaduto già un'altra volta. Magari nella Mercedes si ricordavano di questa cosa, ma non è la prima volta che accade. Questo tracciato degrada molto i pneumatici. Infatti la Pirelli aveva detto degrado tipo 3 su una scala di 5, infatti mi sembra che sia stato ancora superiore. Magari il caldo ha fatto un pochino di più. Tutte le macchine hanno avuto, quasi tutte, questa è una cosa strana, problemi ai buloni di fissaggio della ruota. Ancora un'altra volta questa cosa, la Ferrari ne ha perso molto tempo, come è normale che stia, già normale con la Ferrari che queste cose accadano. E oggi Vettel, quando ha finito la gara, ha detto qualcosa come che dobbiamo lavorare molto, perché ogni gara che facciamo arriviamo più indietro. E vabbè, ci sarà da lavorare sicuramente tanto per la Ferrari in questa pausa che avranno ora. Allora, la qualifica, primo Lewis Hamilton, vediamo un po', facciamo un po' di voti, faccio vedere l'ordine. Con la Mercedes certamente ha cominciato con i pneumatici che erano medi, dopo ha passato quelle hard e dopo ha finito di nuovo in questi medi. Secondo Verstappen, che ne ha finito a 17 secondi dalla vetta, quasi 18, e anche lui ha dovuto fare questi due pit stop, ma Verstappen ha messo alla fine i pneumatici soft, dopodiché hanno cominciato entrambi uguali. Dispiace per Verstappen che non abbia potuto vincere, ce l'ha messa tutta già alla fine, non ne aveva nemmeno la voglia di cercare di tenerlo indietro, non avrebbe fatto nulla. Terzo Vettel, un Vettel che arriva a, guardate questo distacco ragazzi, più di un minuto dalla vetta. Ancora una strategia di un pit stop per Vettel, ma ha fatto medie e soft. Comunque magari non era la migliore strategia, nemmeno quella, sicuramente no. La migliore strategia oggi era quella di fare due pit stop, ma infatti sembra che nemmeno la Pirelli lo sapesse. E dopodiché Charles Leclerc in quarta posizione, che Vettel l'ha sorpassato perché aveva pneumatici più freschi, a un minuto e 5, ragazzi, un distacco enorme quello della Mercedes. Quinta posizione per Sainz con la McLaren, che ha fatto una bella gara. Sainz, di nuovo la McLaren ha ricoverato tantissimo, sta facendo molti buoni risultati, migliore di quello che sta facendo la Renault. Una sesta posizione di Gasly, ragazzi, che Gasly finisce a più di un giro di Verstappen e già comincia ad essere un po' più preoccupante per lui. Gli auguro il meglio a Gasly, perché mi piace, ma difficile. Settima posizione per Raikkonen, ragazzi, Raikkonen da cappello. Quanto peggio è l'auto che ha Raikkonen, migliori risultati ti dà. Si sta lasciando la vita Kimi, sta facendo una gara spettacolare, delle gare pazzesche. Con questa Alfa Romeo che non è di centrogruppo, almeno non così in alto, sta facendo dei risultati davvero bellissimi. Ottava posizione per Bottas, ragazzi, con la Mercedes. Bottas che è andato tutto storto, ma Bottas, una volta che è rimasto bloccato nel traffico, non ne ha assaltato una. Tutti i sorpassi, ci ha voluto tantissimo tempo per farli. Insomma, ne ha fatta tanta fatica Bottas, e con questo risultato d'oggi già se ne aveva una piccola chance di vincere questo campionato del mondo, se n'è andata assolutamente. Vediamo come arriverà l'anno prossimo, se la Mercedes confermerà Bottas o se prenderà magari Ocon o Russell già hanno detto di no, magari Ocon, ma comunque la vedo difficile, perché non c'è necessità di cambiare, ragazzi, con questi risultati ti porti entrambi i campionati del mondo a casa, molto semplicemente. Se la macchina va forte come va ora, sarà molto difficile. Decima posizione, non la posizione, scusatemi, per Norris con la McLaren, che anche lui un pit stop dopo Albon,
con la Toro Rosso, Perez, con la Racing Point, tutti con un pit stop, Hülkenberg con la Renault, Magnussen con la Haas che non ne parleremo, ma di nuovo non va molto bene, Ricciardo 14ª posizione, 15ª per Kvyat, 16ª per Russell, 17ª per Stroll, 18ª per Giovinazzi, 19ª per Kubica e si è ritirato Grosjean, è l'unico ritiro di questa gara, una cosa strana, un solo ritiro in questa gara, non quasi come la gara perfetta senza ritiri, ma ne abbiamo dato vicino. Nella Formula 1 ci sono pochissime gare che non hanno avuto mai ritiri, mi sembra che in totale non siano più di 3, quindi devo vedere, ma sono quasi certo, quasi tutti i ragazzi di strategia da un pit stop, ma ci sono stati abbastanza che ne hanno fatto da 2, comunque abbastanza, 1, 2, sono 5 piloti che hanno fatto strategia a 2 pit stop. Parliamo un po' delle squadre. Allora, la Mercedes, parliamo un po' Botti, cosa ne pensiamo, che conclusione possiamo detrarre? La Mercedes, ragazzi, è forse a tutto, fortissima in tutto, è fortissima nel muretto, con la strategia, con i meccanici, facendo i cambi gomme. Questa volta hanno perso un pochino, ma comunque è andato abbastanza liscio. Non ne sbaglia mai la Mercedes, ragazzi, entrambi i piloti ti portano entrambi i campionati, purtroppo come siamo messi ora, pacchetto fortissimo, motore fortissimo, telaio fortissimo, aerodinamica fortissima, muretto fortissimo, tutto forte, quindi alla fine la Mercedes gioca sempre in una categoria che ha un pelino in più. Dopodiché la Red Bull che è la seconda forza ora, si è consolidata come seconda forza dietro alle Mercedes, hanno fatto tutto quello che potevano fare, ragazzi. Alla fine Verstappen aveva detto che ci è mancato un po' di grip, ma per me quello che voleva dire veramente Verstappen è che manca un po' di motore, ragazzi, non è la stessa cosa. Più o meno stiamo parlando di un delta di 40 cavalli tra entrambi le vetture, ed è molto, quindi non è che si può fare più di tanto. Alla fine hanno fatto quello che potevano fare, purtroppo è andata come è andata. La Ferrari, dopodiché, la Ferrari possiamo parlare, allora, la Ferrari ne fa fatica, già lo sapevamo, ma sembra che ogni gara vada peggio, e questo è il problema, devono vedere cosa si fa, ci sono errori di muretto, ci sono errori nella strategia, ci sono degli errori dei meccanici nel pit stop. Ci si deve vedere cosa si fa. La Ferrari ha le capacità, ha le risorse per vincere, ne sono certo, quindi è questione di questi dettagli, li devono vederli bene, ma ci si deve fare. Per me la Ferrari è messa più o meno nella stessa situazione della Haas, ogni aggiornamento aerodinamico l'hanno fatta peggio, c'è da vedere cosa c'è, ma non va bene, ogni volta finisce più indietro la Ferrari. La McLaren invece sembra di finire ogni volta più davanti e fa molto meglio della Renault, quindi complimenti per loro. La McLaren, che ha 2 piloti molto forti, stanno facendo molto bene, si vede un cambio d'aria rispetto alla squadra di Alonso e Van der Donne. Complimenti a loro. Dopodiché troviamo l'Alfa Romeo, un Alfa Romeo che ha nella sua forza i piloti, ma mi sembra anzitutto Raikkonen ne sta facendo davvero delle belle gare. Dopodiché il pacchetto avrà sicuramente migliorato, ma mi sembra che il pilota in questo caso faccia molto del suo, quindi complimenti a Kimi, complimenti all'Alfa Romeo, mi fa felice vederli là davanti. Comunque faccio fatica a dirle che è un Alfa Romeo quando tutti sappiamo che è la Sauber, ma va bene, diciamo che è l'Alfa Romeo. Dopodiché andiamo alla Toro Rosso. La Toro Rosso in 10ª posizione con Albon, che entrambi i piloti della Toro Rosso, ragazzi, sono, mi sembra, la squadra junior più forte di sempre, entrambi molto forti e molto bravi, hanno ottenuto un buon risultato, sembra per me ancora di più merito dei piloti più di una macchina, quindi vediamo
un po', hanno portato degli aggiornamenti, ma quasi tutti l'hanno fatto per questa gara, quindi nulla di speciale. La Racing Point in undicesima posizione, che sembra che migliora pochino pochino la Racing Point, comunque stanno facendo fatica loro, già si vedeva, questo era un anno di transizione, nulla, tutto normale diciamo qua. Dopodiché la Renault messa male per una squadra ufficiale che sicuramente ne ha delle risorse, certo che non ne ha quelle del Ferrari e della Mercedes, ma comunque che ne ha tutto, sviluppa il motore, conosce, lo può adattare al telaio bene. Io non mi riesco a capire come mai i risultati non siano buoni. C'è da vedere, la VTU si deve dare una mossa e vedere un po' cosa fa, sicuramente qualcosa combineranno, ma per ora non va molto bene per la Renault. Va ancora peggio per la Haas, che aveva cominciato molto bene l'inizio di stagione, dopodiché calando, e ora invece hanno una disperazione totale perché cambiano costantemente di telaio. Quello dell'Australia, quello del... va bene. Gli aggiornamenti aerodinamici non hanno funzionato, ora si hanno trovato con il telaio dell'Australia. Grosjean si è ritirato, Magnussen mi sembra che aveva il telaio nuovo, con gli aggiornamenti nuovi ha fatto Magnussen 13ª posizione, che non è buono, quindi non è buono perché io credo che potevano fare di più, ma questa macchina non la possono settare bene, è diventato un problema per loro perché non riescono a capire cosa fare poi, ragazzi. Dopodiché ci troviamo per ultimo la Williams. Che cosa possiamo dire della Williams? Hanno portato degli aggiornamenti, sembra che fosse andato un pochino meglio nella Germania. Ancora, ha nella forza sua la Williams i piloti. Dopodiché la macchina, non sembra che gli aggiornamenti funzionino, questa è la realtà, ragazzi, ma vediamo come fa. Non è molto bello vedere la Williams in questa situazione. Ma va bene, ci sarà sicuramente prossime gare, magari quelle con circuito più veloci come Monza, Spa possono fare un pochino meglio, ma non li vedo bene. Beh, insomma ragazzi, tutto qua allora. Mi sembra aver detto tutto, coperto più o meno tutto. Ora mi manca sapere la vostra opinione di questa gara e della Mercedes, se c'è qualcuno che riuscirà a fermarla. Voi che cosa ne pensate? Riusciranno a stravincere tutto quest'anno? Magari la Red Bull riuscirà con quell'aggiornamento che arriverà nella Power Unit nelle prossime gare ad essere più competitiva, magari? Non lo so, ditemi voi. La Ferrari ricovererà? Potrà fare una seconda parte di stagione meglio? Tutto da sapere, ragazzi. Come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, per me è sempre un piacere. Se ho fatto qualche errore, se volete aggiungere qualcosa, è la stessa cosa. E sicuramente allora ragazzi, per me è un piacere se vi iscrivete, se date like, ancora meglio, se volete dare dislike, nessun problema. Sicuramente ragazzi, se volete, ci rivediamo allora alla prossima. Un saluto a tutti, avete una buona giornata ragazzi, ciao ciao.